Bella a tutti amici di YouTube, qui è Sodavi che vi parla. In questo video andremo a parlare ovviamente della serie B, come avevo già accennato nel video precedente. Comunque scusate per il video precedente se non ho fatto ancora la copertina, ma fra poco la faccio insieme a questo qui della serie B. Solo che diciamo avevo fame e volevo un po' mangiare, ecco. Quindi non l'ho fatta, fra poco la farò ovviamente. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi lascio il video, non vi saluto, vi lascio il video e nulla, bella. Allora, partiamo da Frosinone Vicenza. Partiamo da Frosinone Vicenza. Frosinone Vicenza finisce 2-0 per il Frosinone, 3 punti importantissimi per il Frosinone. Il Vicenza che si avvicina alla Serie B come sempre, cioè alla Serie C. Diciamo che il Vicenza è quasi in Serie C, manca poco, 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 perché cioè comunque è a meno 3 punti dal 16° posto, dal 17° posto, però comunque, ecco, cioè dal 18° posto, comunque è un po' difficile che riesca a recuperare 7 punti. Quindi Frosinone Vicenza 2-0 per il Frosinone. Il Frosinone attualmente, contando questi 3 punti, è quinto a 37 punti, invece il Vicenza è ventesimo a 11 punti. Andiamo avanti, andiamo a Ascoli Perugia. Ascoli Perugia finisce 0-1 per il Perugia. Il Perugia riesce a sbancare la casa dell'Ascoli, riesce a vincere, prende 3 punti importanti, anche perché mancano solo, sono un punto di differenza Ascoli e Perugia in questo momento, perché l'Ascoli è nono a 32 punti, il Perugia è decimo a 31 punti, quindi diciamo che sono proprio lì, manca pochissimo, c'è un punto, sono proprio, cioè mi sembra che anche il Cittadella. Sembra che adesso Cittadella abbia 34 o 33 punti. L'avevo scritto quando avevo fatto il video della Serie B, l'avevo fatto sabato. In Cittadella attualmente sì, è a 34 punti. E comunque diciamo che stanno tutti in zona playoff. Cioè stanno a 2 punti dalla zona playoff il Perugia che è decimo, quindi si prospetta un campionato di Serie B abbastanza bello, abbastanza, abbastanza, abbastanza. Intanto mentre sto facendo la copertina per il video di prima, che è già uscito, mi raccomando andatevi a vederlo, andate a vederlo. Parliamo di Cremonese Monza, partita bella anche, bellissima. Cremonese Monza finisce 3 a 2 per la Cremonese. Intanto qui ho sbagliato. Comunque finisce 3 a 2 per la Cremonese. Cremonese che attualmente va in quarta posizione con 38 punti, a meno 3 dalla prima posizione, appunto. Meno 3 da Lecce Primo e a meno 2 dalla zona Serie A diretta. Quindi diciamo che si sta avvicinando alla promozione questa Cremonese che non sale in A da un bel po' di anni, non so neanche se c'è stata in A almeno una volta, penso di sì. Comunque, porco zio, porco, un attimo ragazzi, Rieccoci, stavo parlando di Cremonese Monza. Cremonese Monza appunto finisce 3 a 2 per la Cremonese che va a meno 2 dalla prima posizione, perché va a meno 2 perché Lecce prima a 41, invece il Monza, quindi Cremonese va quarto a 38, invece il Monza va settimo a 35 punti. Parliamo dell'ultima partita di quest'oggi. Poi ci salutiamo, parliamo di Pordenone Spal. Pordenone Spal finisce 1-1, punto abbastanza importante per il Pordenone, per la Spal un poco meno, anche se il Pordenone doveva vincerla questa partita, però diciamo che va bene anche il pareggio con la Spal, comunque che è adesso attualmente 14ª, perché appunto
Pordenone adesso 19esimo con 12 punti e la Spal è 14esima con 23 punti. Quindi diciamo che ecco, hanno 10 punti di differenza, però diciamo che si equivalgono, ecco. Quindi se Pordenone penso che si vuole salvare, secondo me tra quelle che stanno in zona retrocessione è quella che probabilmente si salva, perché il Crotone sta proprio a piedi. Quindi nulla ragazzi, io vi saluto, ci vediamo dopo con il video della Coppa d'Africa e poi il video della primavera, guardatevelo, e poi stasera vi sarà un piccolo short quando andrò allo stadio. E nulla, io ragazzi vi saluto e ci vediamo dopo. E nulla, bella a tutti ragazzi. Ciao!